A Cuneo, oggi, si è svolto il convegno sui 150 anni del Tunnel Tunnel, la prima e più lunga galleria stradale di montagna del mondo, realizzata tra il giugno 1873 e l'aprile 1882. Organizzata da GIM con patrocinio del Politecnico Torino, della provincia Cuneo e dell'Accademia delle Scienze Torino, ha previsto anche la visita al cantiere, annullata dall'ANAS per il maltempo che sta in corso realizzazione al cantiere per raddoppio della galleria stessa. Al convegno non era presente nessuno dell'ANAS. Assenti anche i rappresentanti del territorio. Un convegno tecnico, formativo per geologi e ingegneri, ma sicuramente importante per alcune riflessioni emerse sul tema delle grandi opere, sicurezza, della progettazione e manutenzione. Ad organizzare e coordinare l'evento, nessuno che Sebastiano Pelizza, professore emerito del Polito ed esperto internazionale di gallerie, forse tra i massimi mondiali. Durante l'intervento di apertura della sessione pomeridiana convegno, Pelizza ha parlato del progetto della nuova galleria, con la nuova asta e l'ampliamento vecchio. Un progetto che Pelizza non approva, come ha detto pubblicamente durante il convegno e ribadito ai nostri microfoni. Affidando grandi responsabilità anche agli enti territoriali, a cominciare dalla regione. Sui tempi prevede che si passi dall'altra parte non prima di un anno e mezzo. Al termine dei lavori, compreso l'ampliamento del vecchio road, vede il 2026 come un termine. Un anno, dunque, il ritardo sul cronoprogramma, stando alle sue valutazioni.